Premiazione a Palazzo Lascaris dei 128 vincitori della 34esima edizione del progetto di storia contemporanea rivolto agli studenti piemontesi, indetto dal Comitato Resistenza e Costituzione in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale. Il progetto, partito nel 1981, ha visto quest'anno l'adesione di 748 studenti delle scuole superiori piemontesi, 39 a titolo individuale e 709 suddivisi in gruppi tra 5 e 7 studenti. Le scuole aderenti sono state 51 in tutta la regione. Davide ed Erika sono due dei vincitori del concorso di storia contemporanea che è stato premiato questa mattina a Palazzo Lascaris. Davide ha già partecipato al viaggio studio in Bosnia. Che cosa ti ha lasciato il viaggio e che cosa ti ha lasciato questo concorso? Beh, il viaggio mi ha lasciato di sicuro un'esperienza toccante. Ho lasciato una parte di cuore a Sarajevo, in quanto entrando direttamente nella città e sentendo l'emozione fortissima di vedere le case crivellate di colpi e sapere che poco più di 20 anni prima c'è stata una guerra e dei massacri è davvero un'emozione forte. Erika invece partirà per Trieste nei prossimi giorni. Che cosa ti aspetti e soprattutto che cosa ti ha già lasciato questo concorso? Beh, questo concorso è stato davvero interessantissimo, abbiamo arricchito moltissimo le nostre conoscenze, grazie anche al professor Marco Travaglini che è stato davvero a dir poco esauriente con tutte le sue informazioni, le sue conoscenze al riguardo che ci ha arricchite moltissimo, e dopodiché ci aspettiamo anche noi una grandissima emozione andando a Trieste, sapendo di aver lavorato comunque su un tema così importante che è quello della Bosnia e della guerra che c'è stata appunto 20 anni fa, quindi qualcosa di molto attuale ma di cui si parla veramente poco, perciò molto molto interessante e siamo felicissimi di aver vinto.